Siamo abituati a sentire le scelte dei padri ricadono sui figli ed è verissimo. Poi ci sono delle scelte che non tutti i figli forse capiscono. E questo è il caso di oggi. Noi avremo due ospiti, abbiamo due ospiti speciali questa mattina. Ve le presento subito, la prima, Luisa Rezzo. Buongiorno. Luisa Rezzo, buongiorno, mamma di due ragazzi, Virginia. Sì, esatto. E Michele? Rocco. Poi c'è Michele e Filippo che sono gli altri cugini. Sono nipoti, sì. Una mamma bellissima, una bella famiglia, una mamma che ha occhi di cielo, che già da piccola, insomma già da giovane, aveva forte il senso della spiritualità. È vero, sì. Luisa? Sì, 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 l'ha sempre avuto in maniera molto evidente. Non è mai stata impositiva, diciamo, come dire, per mandarci regolarmente in chiesa, l'ha sempre chiesto ma non ha mai preteso. Ma ha sempre, come dire, mirato a una spiritualità dentro casa. Cioè che facci un esempio presente, concreto, quando è che tu dici che mamma in fondo aveva anche dei pensieri diversi da quelli che erano gli affanni del quotidiano? Ma intanto era sempre ben disposta verso tutto, questo secondo me è un grande senso spirituale, cioè avere sempre l'idea che quelle cose possono migliorare, ma non affidandosi soltanto al Signore, proprio... Le cose andranno bene, cioè con questa serenità di fondo, e questo è già un attaccamento a qualcosa che uno normalmente non possiede. Una famiglia come tutte le altre, dove ci sono gli affanni quotidiani, dove certo, c'è la voglia chiaramente di andare avanti. Intanto, ecco, grazie, sfogliamo l'album di famiglia, nascono dei figli e poi dopo succede che papà va via, papà scompare. Sì, papà muore per un infarto, e era cardiopatico nel 95. E mia mamma però da tanto tempo ha sempre seguito profondissimamente la Chiesa, e piano piano questo cammino si è lentamente incuneato nella scelta di diventare una suora, complice sicuramente anche il parroco e la comunità con cui lei viveva normalmente la sua vita cristiana. E quindi un giorno ci ha comunicato che entrava in monastero. Tu ti ricordi quel giorno? Assolutamente sì, penso che tutti noi fratelli, siamo quattro, ce lo ricordiamo tutti, ce l'ha detto a tutti in momenti diversi. Li ha preso uno per uno? Uno per uno. Le scelte importanti mia madre è sempre uno per uno, le ha comunicate, mai a tutti insieme. Che cosa ti ha detto esattamente? Mi ha detto che lei voleva provare ad entrare nel monastero della Visitazione, che questa scelta la rendeva molto serena. E ha detto: io posso restare per voi, posso restare per i miei nipoti, perché li amava moltissimo. Siccome mia mamma era una maestra nella vita attiva, quindi con i nipoti giocava dentro casa, improvvisava percorsi. Se uno tornava pensava di trovare con la nonna tutto a posto, era il delirio della... Però non era anche molto, molto attiva, divertente, molto presente. Molto attiva e molto presente. Quindi il fatto di andar via, e quindi ha detto: ma io se vuoi posso restare, però se tu puoi lasciami andare. Nessuno di voi ha mai avuto un momento di esitazione, ha pensato mamma si è bevuta il cervello, una infatuazione, una folgorazione? No, infatuazione mai. Si è bevuta il cervello? Io sì, personalmente, ecco. Sì, sì, come se l'ho pensato. L'ho pensato, e avevo appena cambiato casa, la bambina piccola, insomma lavoravo come tutti noi, ancora non... con difficoltà, la babysitter, il pomeriggio, insomma tutte le cose che ogni donna, ogni famiglia deve vivere. E sì, poi mi mancava l'idea, ma perché vai via? Perché non puoi vivere, continuare a vivere così la tua fede condividendola? Nessuno di voi ha avuto la tentazione di dirle mamma resta per noi? Lo ripeto, sinceramente non lo so, non credo. Mia sorella più grande e mio fratello più piccolo hanno condiviso fin da subito, cioè erano molto sereni. E la grande ha sempre avuto un rapporto molto speciale con lei, l'abbiamo tutti, però insomma la grande, certo, che era la prima, ha sempre avuto un rapporto molto stretto e quindi lo ha accolto. E il piccolo, che era quello che viveva in parte, perché aveva 22 anni mio fratello quando lei ha deciso di farsi suora, e l'aveva vissuto dentro casa perché era quella che ci viveva ancora tutti i giorni, e quindi ha detto va bene. E io e il mio fratello, diciamo i due di mezzo, abbiamo invece avuto da ridire. Vi siete mai posti il problema degli altri? Oddio, che penseranno i nostri amici di una mamma che diventa suora? Che cosa dirà la gente? No, io così non me lo sono proprio mai posto. Certamente tante volte ho omesso, no? Ma anche perché lì è un percorso, non credere, non diventa immediatamente automatico. Dov'è tua mamma? Papà è morto, mamma sta fuori Roma, insomma, non necessariamente agli inizi lo dici così.
poi timidamente agli amici più stretti o le persone, insomma, anche perché uno si pacifica, comincia a raccontare. Certo. E poi il tutto viene, però non, ad esempio quando abbiamo deciso, quando ci avete invitato a venire qui in trasmissione, e io ho detto ma no, dobbiamo essere in due perché siamo ci in deve due essere anche, sì. Non infatti è così poi automatico. Scopriremo davvero un'altra storia. Intanto noi stiamo vedendo delle foto che tu ci hai regalato, ci hai portato, che sono delle foto di una mamma dietro le sbarre, perché adesso aggiungiamo un altro elemento. Sì. Mamma non solo diventa suora, si consacra, ma sceglie la clausura, sì, l'ordine della visitazione, fondato tra l'altro da una vedova che aveva quattro figli, esatto, Santa Giovanna Francesca di Chantal. Attenzione, quindi c'è anche una piena rispondenza in questo carisma, in questa scelta che ha fatto rispetto alla fondatrice. Però guardate questa foto, se mi fermate un attimo su questa, tu sorridente come sempre con mamma dall'altra parte delle grate. Sì, beh. La grata non è mai stata una vera grata, allora intanto tutti i nipoti ci si sono arrampicati in tutti i modi possibili. I nipoti quando erano piccoli ci stava sotto, qui non si vede, ci sta un piccolo passaggio per il cibo, per le bevande, così. E finché erano piccoli, ci come si chiudevano le porte, bellissimo, scappavano dall'altra parte. Quindi ci stava questo buco dove, come se fossero delle vivande, passavano, bellissimo, per abbracciare. E, non sono mai state grate vere. Certo, ad esempio, baciarsi diventa difficile. Io, ad esempio, detesto stare lì attaccata con la gratina qui. Preferisco baciare la mano, con lo stesso affetto, ma non riesco ad avere un rapporto fisico tra me, una sbarra e la guancia. Tu la chiami mamma o la chiami Giovanna Francesca? Perché poi mamma ha scelto il nome, lo stesso nome della fondatrice. Non l'ha scelto mamma, l'ha scelto tutta la comunità. Alla comunità. Sì. E, no, io la chiamo, l'ho sempre chiamata mamma. Lei certamente ama sempre essere chiamata mamma, ma insomma Suor Giovanna le piace molto. Ti sei mai posta il problema? Mamma, abbiamo detto, questo senso di Dio ce l'ha avuto da piccolissima. Sì. Poi il senso di consacrarsi è una cosa ancora in più. Hai mai pensato che tu sia stato, tu e i tuoi fratelli, un errore, che insomma che il matrimonio di mamma fosse stato l'incidente di percorso, e mentre la vera scelta, il vero destino fosse quello di quel velo? Forse proprio non un incidente, ma sì, l'abbiamo pensato tutti, ma con, veramente con affetto, non con rabbia, non c'è stata mai titubanza su questo, ma la sua fede è sempre stata così cristallina. Che io tante volte le faccio a lei la battuta, dillo mamma, siamo stati noi, è deviato un attimo e poi sei tornata alla vita che eri, per la quale eri destinata. Lei non rinnega niente. I bambini, quando gli avete cominciato a spiegare, Virginia era proprio piccolina, vero? Sì, Virginia era piccolina. Era piccolina, aveva 4 anni. Aveva 4 anni quando e era entrata. Come gliel'avete spiegata questa scelta? Come, insomma, il fatto che lei sia andata in monastero quando erano piccoli forse è già diverso ed è più facile. I grandi hanno, ad esempio Michele, c'è una foto con mio nipote, il figlio di mia sorella più grande, Michele, e loro pure hanno un rapporto strettissimo, e hanno sofferto perché erano davvero attaccati, ma sono tutti tuttora fortemente attaccati. Cioè, eccolo qua, questo è Michele, il mio nipote più grande, adoratissimo, e lui, ecco, con mamma è così. Poi sono i due biondi di famiglia, cioè nel senso pure lui è un po' albino come mia mamma, tutto così bianchino. Si sono sempre presi quei due, fortemente. E non hanno mai pensato che non era un egoista perché pensava soltanto a se stessa, a questo suo desiderio? No, sorrido perché penso a una battuta che mi ha fatto mio figlio piccolo, che adesso veramente ha 13 anni, Rocco, e 4 anni fa, 5 anni fa lo stavo mettendo a dormire, e lui mi fa, mamma, senti, ma quando tu sarai un po' vecchia, ecco, e sarai in convento, io poi è andato per scontato che poi sia quello che fosse un percorso familiare, cioè le mamme crescono e poi dopo diventano, i figli vanno e ti andate tutti in convento. Già mi aveva visto lì con il mio, ha detto amore non quell'abito, non quel velo. Ecco, grazie che l'hai già capito subito. Fermiamoci su questa foto. Io vedo un ragazzo che si aggrappa alle sbarre quasi come se volesse contenere anche quell'abbraccio che comunque fisicamente gli è negato dalla distanza. Lui vede la nonna, vede la suora, come ha fatto, come fa a mantenersi integro questo rapporto? La tratta con più rispetto, con più deferenza, non lo so.
Facci immaginare questo rapporto. La tratta, no, la tratta sempre con grande deferenza, no, non direi mai. Il problema è che mamma molte volte non chiede più tutte le cose che sono, che è normale che ti chieda una mamma. No, come stai, sei stata triste oggi, che ti è successo, perché, che ti ha detto quel, insomma, trascende sempre ormai. Per cui tu dici una cosa e automaticamente parte di solito una parabola. E c'è la lettura, chiaramente. Allora su quello ogni tanto è un po' faticoso. E tu che fai? Dici, mamma, basta? Sì, placati? Io ogni tanto le dico placati. Placati così non si può. Ridiamo, lei un po' ci ride, un po' ci resta male. Ma lei dice sempre, io sono qui per voi, io sono qui perché tutta la mia famiglia abbia il dono della fede, quindi perché mi dici sempre placa, perché devo stare zitta, cosa vuoi da me, cosa posso scrivere io, cosa posso dire io se non questo? Al di là del contatto fisico, di queste carezze, ma perché no, anche di gesti a volte fisici anche più duri, che cos'è che ti manca di lei, che non sei più riuscita a trovare nonostante questi occhi di cielo continuino a guardarli? Il rapporto con una donna. Non è, in questo è, questo chiaramente è venuto meno, cioè il rapporto con la mamma, cioè con l'affetto profondo, non hai mai sentito il senso del rifiuto, ecco tutto quello che uno magari può immaginare, no? Quando una madre fa una scelta di questo tipo, io questo non l'ho mai sentito, non ho sentito rifiutare la mia famiglia, non ho sentito rifiutare i miei figli, non ho sentito, però la complicità, quelle di piccole cose che tra madre e figlia si possono instaurare, che può essere la battuta, che può essere il lavoro che non va bene, che può essere, insomma, tutte cose che uno racconta e con cui ogni tanto vorresti anche dire porca miseria, che è successo, ma quello lasciala stare, ma quello, no? Questo non c'è. Tu l'hai capita fino in fondo la sua scelta? L'hai approvata? La parola è molto abusata, hai perdonato, tra virgolette, di questa scelta, mamma? Sì. Assolutamente sì, non ho proprio la minima, non mi fa nessuna fatica avere una madre sua, anzi ne sono anche orgogliosa ormai, perché comunque la sua scelta è sempre stata chiara, l'abbiamo sempre vista serena, ma io ho amici che vanno da mia madre, persone che conosco che vanno regolarmente da mia mamma, io per un caso assolutamente fortuito, cioè non c'è stato nessun tipo di, le mie più care amiche sono una musulmana e una ebrea. La mia amica musulmana che vive in Turchia, e tutte le volte che viene va sempre da mia mamma e vuole andarci da sola, non vuole avere nessuno se non lei. E ha sempre, lei adesso è deputato, ha sempre nel suo studio un'immagine della visitazione. Perché lei dice che la quiete che dà mia madre non la dà nessuno. Quindi hai anche questi aspetti, no, che questi ti sono segni, comunicati da altri. Tanti segni, ecco, possiamo dire tutti noi fratelli. Abbiamo avuto tanti segni sul fatto che questa scelta doveva essere accettata e accolta. Il mio, personalmente, il più forte che ho avuto era da pochi mesi che lei era in convento e quindi io ancora avevo rapporti un po' più tesi, non andavo regolarmente a trovarla, insomma ero più così. E tornavo da Milano per lavoro, ero in treno con i pendolini, quelli che però avevano ancora tutti gli scompartimenti aperti, no? Quindi eravamo in otto, quindi mi trovo seduta io e sette ragazzi, io stavo per conto mio a leggere e fare, e a un certo punto sento questi ragazzi che parlano e parlano di cose di chiesa. Dopo un po' capisco che sono seminaristi, e vabbè, dico, mi tocca. Ecco, evidentemente cioè, se va così, vabbè. E cominciano a parlare. Dopo un po' che loro parlano e chiacchierano, mi facevano sempre un po' delle battute dicendo ci scusi, magari lei insomma sente queste storie, le sembrano strane, mi facevano non avete idea, noi umani non c'è problema, non c'è problema. Quasi alla fine del viaggio verso Roma, e uno mi fa, per l'ennesima volta mi dice questa cosa e dico guardate, no, non mi fate, anzi siete molto carini, io peraltro ho una mamma che ha scelto di essere una suora di clausura, quando lo dico gelo, per cui dico eccola lì, e uno mi fa ma tua madre non sarà mica suor Giovanna Francesca? Oddio. Io dico ma sì, perché? E allora questi ragazzi, questi seminaristi che erano salesiani, quando sono in seminario vengono assegnati a delle sorelle, sempre della visitazione, diciamo il femminile dei salesiani, e delle madri spirituali, no? Con cui poter dialogare. E io scopro che queste sette persone erano tutti figli, diciamo tra virgolette, di mia mamma. Non chiediamoci allora forse troppe cose.
sicuramente possiamo prendere atto di una cosa, che questi non sono segni, mi piace usare questa espressione, non sono segni rari nella Chiesa, nella storia millenaria della Chiesa, i casi di persone che hanno dato la vita, che hanno scelto un'altra vocazione, quella della famiglia, hanno dato alla vita dei figli e poi si sono consacrate, non sono affatto rari. Sentiamo la scheda di Luca Rossi. Sposarsi e mettere su famiglia o scegliere un altro sposo, Cristo, ed entrare in una famiglia più grande. Due chiamate da parte di Dio, due sacramenti apparentemente inconciliabili, che però nella storia millenaria della Chiesa Cattolica si sono spesso trovati a coesistere. Santa Francesca Romana sentì la chiamata del Signore da molto giovane, ma già tredicenne accettò per obbedienza alla famiglia di sposare un nobile romano da cui ebbe tre figli, due dei quali morirono. Alla morte del marito poi entrò nella congregazione delle Oblate da lei stessa fondata. Anche Santa Rita, che fin da bambina aveva espresso la volontà di entrare in un monastero, fu data in sposa ad un ufficiale di cascia da cui ebbe due gemelli. Dopo che il marito fu ucciso, anche i figli morirono in breve tempo per una malattia e la santa si ritirò in un monastero di Agostiniane, dove rimase per il resto dei suoi giorni. Ci fu anche chi seguì la consacrazione e la santità della madre, come Santa Caterina di Svezia, secondogenita degli otto figli di Santa Brigida, entrò alla morte del marito nell'ordine fondato dalla madre. Più rari o forse meno noti, casi di consacrazione e paternità. Uno dei primi santi ad avere la doppia chiamata fu sicuramente Conone, ingegnere idraulico che con la moglie e il figlio viveva in una piccola città dell'Asia Minore nel III secolo. Alcuni manoscritti narrano della scomparsa prematura della moglie e della decisione di Conone di lasciare tutto per farsi monaco. Anche suo figlio Conello lo seguì, divenendo diacono e condividendo tutto con il padre fino alla morte per martirio. Grazie al nostro grande Luca Rossi, si è aggiunta una sedia, lo vedete. Paolo Masini, buongiorno. Buongiorno. Noi abbiamo detto diamoci del lei, poi finiamo come al solito con il tu, ma tanto quella, il caffè la mattina è così, una chiacchiera poi si passa a un po' più di confidenza. Paolo, è una storia quella tua personale e familiare molto simile ovviamente a quella di Luisa Arezzo, qui però c'è un papà di mezzo, un papà... Vincenzo con la sua storia, con le sue papà anche... Luigi sì, Vincenzo, che adesso è Vincenzo, hai ragione, papà Luigi anche una gran bella testa, perché no? Ecco, come ti ricordo l'ultimo, cioè se ti dovessi chiedere un ritratto caratteriale di papà Luigi, io c'ho in mente ovviamente frate Vincenzo, identikit. Beh, persona molto determinata e rigorosa. Quadrata, di quelli che non ammettono il grigio ma c'è Bravo. Solo bianco e nero. E questo per quattro figli come siete voi? Tre figli. Tre figli, che cosa ha significato? Beh, ha significato ricevere un grande insegnamento di valori e di rigore, e a volte forse significa aver perso altro, però credo faccia parte adesso da genitore lo posso dire, come si dice, una ruota. Pertanto, genitore, penso che continui a essere il mestiere più difficile del mondo. Paolo, Luisa ci ha detto una cosa che ci ha fatto capire molto meglio la scelta di mamma. Mamma era quella dall'inizio. Mamma era quella che aveva gli occhi eternamente lì su, rivolti verso l'alto. Papà, invece... Beh, papà subito dopo la guerra, nel 1946, doveva entrare in seminario, pertanto insomma un po' questa cosa c'era. Lui in fondo ha sempre avuto una grande spiritualità, prima di fare questa scelta ha frequentato vari ordini anche di altre religioni. Questo è un dato importante, quindi spirituale, un uomo spirituale sì, ma questo non vuol dire necessariamente uno che avesse però subito capito che quella chiamata era dentro un ordine religioso cristiano e quindi cattolico. Ci ha provato, insomma, ha girato un pochettino Brava. Prima di capire. Bravo, un percorso di ricerca. Ecco, un percorso di ricerca. E voi figli intanto? Beh, l'abbiamo sempre accompagnato in questa vicenda, in questo percorso, perché si capiva che comunque era un percorso profondo, determinato e profondo. E addirittura quando c'era ancora mamma. E mamma cosa diceva? Beh, per mamma non è stato sempre facile, perché poi sentivo Luisa prima che mi ha trascinato in questa cosa, perché io di questa cosa non parlo, diciamo, poi e noi siamo sono felici, persone abbastanza ci vuole.
sei anche una persona pubblica, tutti sanno che hai un'attività, hai avuto un'attività anche politica di rilievo qui a Roma. Sì. E quindi sappiamo bene che non è facile. Però... Cosa che non dico raramente, dico alle persone che possono capire, perché non è una storia profonda e persone profonde non ne girano tante. E... Mamma cosa faceva? Mamma era, rispetto appunto a quello che diceva Luisa, ad esempio lui, noi, una famiglia molto umile, lavorava solo papà, era operaio. Io mi ricordo ad esempio mia madre marchigiana, molto attenta a mantenere, a conservare i soldi, ma per i figli, girano ancora i corredi di mia madre, diciamo, attenta alle cose dei figli, e papà invece ogni volta che avanzavano pure 1.000 lire le dava in beneficenza, e mia mamma si incavolava da morire, certo, perché lei si faceva di tutto, si alzava alle 4 di mattina per andare a Piazza Vittoria a comprare la carne perché costava di meno. E appena avanzava qualcosa spariva. Immaginiamo. Era facile, non era un marito facile secondo me. Poi anche in questo caso mamma muore. Mamma muore, una vicenda drammatica. Donna fantastica, lei non aveva smesso con le elementari, si mette in testa di lavorare, prende la terza media con le scuole serali, prende il diploma da infermiera, entra a fare l'infermiera, ma poi insomma poi quello che l'ha portata alla morte, perché a un certo punto, facendo l'iniezione a un malato di epatite, si punge e dopo un mese muore. E a quel punto forse i figli avrebbero bisogno di un papà che se li stringa, che se li possa portare, forse li metta tutti nel lettone, che abbia parole di rassicurazione, che abbia quegli abbracci che servono e che tutti noi conosciamo quando abbiamo perso qualcuno di caro. E invece anche in questo caso papà fa una scelta. Come ve la comunica, Paolo? Beh, quel tipo di papà forse non lo è mai stato, pertanto... Come ce la comunica? È stato un percorso. Io non mi ricordo, come ha detto Luisa, ci ha chiamato uno per uno, io non mi ricordo un momento in cui ce l'abbia comunicato. È stato un percorso, pertanto a un certo punto era quasi inevitabile. Era un momento delicato perché c'era mia sorella che si era separata da poco e aveva una figlia piccola, e mio padre faceva il nonno vero, l'accompagnava, andava, stava con lei, pertanto un momento in cui ce n'era ancora, c'era bisogno di papà. Tu avevi poco più di 20 anni, tra l'altro, sì, no? Quindi un'età anche, beh, delicata. Come dico io, sono single, ma non perché l'ho scelto, perché sono andati via tutti, mamma, ecco, è morta, ecco, ma... esatto. Sono rimasto solo a casa, cioè eravamo 5, a un certo punto sono rimasto solo. E diventa una cosa, diciamo, naturale, una scelta che abbiamo sostenuto tutti, devo dire. Io mi ricordo una volta gli dissi: è come se a me mi chiamassero in nazionale, diciamo, pertanto vai. Ti chiama, devi vai, andare. Vai. E quindi questo. Però Paolo, posso dire una cosa? E c'è stato il momento della decisione finale è stato quello del quando io, mia sorella Loredana e mia nipotina Francesca l'abbiamo accompagnata all'aeroporto. Quello è stato proprio il momento del taglio. Queste immagini che noi l'abbiamo accompagnato, eravamo a Fiumicino con questa vetrata che divide il passaggio dal gate al fuori, e lui andava verso la fila, poi tornava indietro, dal vetro ci baciava e poi riandava. È stato un momento pesante. Paolo, voi ve la siete mai presi? È una domanda che faccio a tutti e due, con il padre eterno, perché alla fine a voi va tolto comunque una madre. Sì, sta là, però attenzione, ha tolto quel rapporto a cui tu alludevi, a te ha tolto il nonno che andava a prendere i nipotini a scuola, quello che probabilmente avrebbe potuto insegnare loro tante cose con questo rigore, con questa capacità. Un momento di ribellione, voi ce l'avete avuto, Paolo? Ma no, ha fatto la scelta giusta, la scelta che lui adesso ha. Anche se aveva scelto di essere padre, quindi in quanto tale... Ma sì, può succedere, l'unica cosa che dico è che... diciamo, uno se deve avere un padre spirituale se lo sceglie. Io avrei preferito che insieme alla facesse anche il padre oltre che il frate adesso. La stessa cosa è per te, Paola? Alla Luisa? Beh, io sì, beh, mi piacerebbe anche a me che fosse un pochino più mamma nel senso quello che dicevamo prima, quel tipo di complicità che manca, la possibilità di quel dialogo lì. Per il resto no, non, veramente non ho. Comunque, se noi non siamo riusciti ovviamente a raggiungere mamma, perché è una sera di clausura, noi ci abbiamo una piccola sorpresina, aggrappati alla poltrona, è perché noi siamo andati da frate Vincenzo, sentite. Pace e bene,
Ci troviamo in uno dei tre conventi dei frati minori rinnovati, uno è a Corleone, uno è qui a Napoli e uno è a Palermo. Io praticamente sono l'ottavo di 11 figli, nata cattolica, poi trasferita a Roma, e a Roma veramente ho avuto una chiamata del 43 e devo andare al seminario minori di Roma, se non che bombardarono Roma il 19 luglio, io andai a abitare lontano, avevamo un fratello e un cognato dispersi in guerra, c'era una situazione per cui la prima vocazione è andata a vuoto. Dopo la prima chiamata io ho voluto fare il falegname e farlo bene, per cui andavo a scuola serale e poi mi hanno preso il nome e ho vinto un concorso e lavoravo alla Vesca Nevale, i primi tempi che ero già ammogliato, cioè i primi figli. Poi sono rimasto vedovo e il Signore ha richiamato, ho parlato con questo frate che era uno dei fondatori. Eccomi qua, sono 28 anni che sto in questa riforma francescana radicale, con molta gioia, perché qualsiasi datore dell'ordine ti mette sotto in cassa integrazione, te non te paga, non, col Padre Eterno va tutto bene, ti senti libero e poi di là ti aspetta una cosa ancora più grande. La preoccupazione massima era questa. Il diavolo mi faceva vedere tanti sbagli della mia vita e diceva: te fai frate, è l'ultimo sbaglio, il più grosso. Porca miseria, camma fa. Allora ho avuto la faccia tosta di chiedere un segno a Dio. Questi figli hanno perso la madre. Se sei te che mi chiami, dammi un segno. E mi ha dato un segno proprio irrefutabile. E io sono partito, sempre lasciando la nipotina alla prima era, che aveva 2 anni. Ho anche il permesso di andare a Roma anche una volta al mese, un po' per le cure del tumore che ho e un po' per avere la gioia di stare con i figli, perché io sono stato 4 anni in Tanzania, anche a Corleone, a Palermo, e ho girato parecchio, però loro sono venuti a trovarmi perfino in Africa, sui monti dell'Africa sono venuti a trovare anche i nipoti. Il rapporto è molto buono, solo che vorrei che il Vangelo diventasse il loro libretto di istruzione per la vita. Finché noi non lo abbiamo a rinforzare la nostra fede, crediamo che la morte sia una cosa bruttissima, dolorosissima, il peggio che possa capitare. Poverino, sta a morire. Ah, ma se è San Paolo che l'apostolo delle gente dice per me morire è un guadagno. Ah! Oh. Lo dice San Paolo, mica lo dice un frescone qualsiasi. Io non so se possiate immaginare cosa significhi per noi che siamo dall'altra parte. Guardare con gli occhi il caso di tua madre, guardare queste testimonianze, Paolo. Cioè, ci rendiamo conto che voi siete stati allevati da persone che proprio tanto semplici, tanto normali, tra virgolette, ma straordinari lo sono, cioè siete stati doppiamente fortunati, quasi come se la mancanza di un padre e di una madre ad un certo punto della vostra vita sia stata totalmente compensata dalla capacità che hanno queste persone di trasmettere il senso della vita. Una forte richiesta, sempre grandi pretese, eh? Se uno, cioè, si immagina imparare nel Vangelo non basta mai, eh? Chiedere se hai mal di pancia, lo immaginiamo, che sempre, lo scalino è sempre più alto, non è proprio. Ma per voi è una grande responsabilità, Paolo, cioè confrontarsi con, sì, un padre così, che cosa significa per uno come te? Beh, sì, ha ragione Luisa, io anche nella mia attività privata ho avuto riconoscimenti non solo romani ma internazionali, ma quello che è sempre mancato è il riconoscimento di mio padre, perché lo scalino è sempre più alto, è terribile, davvero terribile. Ultimamente forse qualcosa sta chiamando, ma è una cosa pesante. Significa avere, come vi dicevo prima, un grande rigore, un grande... Io per esempio lavoro molto sul dialogo interreligioso, è una cosa che sicuramente ho preso da lui.
però al contempo c'è bisogno forse a volte di smussare un po' di più, capire tutti gli angoli spigolosi. Qual è la domanda che ti è più mancata in questi ultimi anni? Che cosa avresti voluto che papà, quando vai a trovarlo in Africa oppure a Napoli, ti rivolgesse? Beh, magari complimenti per qualche iniziativa bella che avevo fatto, che venivano da tutte le parti, ma non da lui. O domande da padre, ma soprattutto domande da nonno ai miei nipoti, ai miei figli, ai suoi nipoti. Anche loro, purtroppo, poi è l'unico, perché gli altri genitori, gli altri nonni non ci sono più, in pratica è l'unico nonno e hanno bisogno anche, insomma, di una figura da nonno. I nipoti che cosa dicono di questo nonno? Abbiamo visto questa, le carezze, gli abbracci dei nipoti da parte... Luisa, quelli che ci faceva vedere, quelli che abbiamo visto, invece i tuoi figli, i tuoi altri nipoti, che cosa dicono? Beh, capiscono che è una scelta importante, che hanno un nonno molto particolare rispetto ad altri nonni, chiaramente non hanno quello che hanno i loro amici di scuola rispetto a un nonno. Paolo, magari se si preoccupasse meno di sapere se hanno fatto la comunione, se sono andati a messa, gli facesse più domande da nonno, sarebbe meglio. Tu questa cosa non riesci proprio ancora a fartela? No, beh, mi sembra evidente. Comunque, capiamo, ed è bellissimo mettervi a confronto, Luisa, però domando, quando tu vedi dei seminaristi in un treno e senti che parlano, che riconoscono anche la figura di questa donna, non ti senti orgogliosa di una madre che è diventata paradossalmente poi madre di tanti? Intanto guardate, posso averla questa foto che sto vedendo qui? Bellissima, cioè un nonno con il saio, il nonno, ecco qua, scusate, è anche questo. O il nonno che accompagna, il padre che accompagna una figlia col vestito da nozze, fa effettivamente una certa impressione. A me no, ovviamente. Anzi, cioè io sono fortunata perché non c'ha le sbarre. Almeno quello, almeno questo. Ma peraltro non sapevo che tuo papà avesse preso il nome di Vincenzo, perché mio padre si chiama Vincenzo, quindi come al solito io e te troviamo ci sono sempre dei segni in comune. Ma proprio. Comunque, come figli, queste presenze che cosa vi costringono, tra virgolette? Quando, insomma, si ha una madre in convento, un padre che ha dedicato che finora 20 anni e più della sua vita a queste cause altre ed alte, che cosa significa per voi? Vi sentite inadeguati? Vi sentite... Forse è quello che dicevo prima, l'asticella è sempre più alta. Non è che non puoi sbagliare, c'è grande tolleranza anche, insomma, all'interno della propria anima, ma l'asticella è sempre molto alta. Non ti puoi lamentare, qualcosa va storto, reagire... Non c'è, almeno per me, ma conoscendo Paolo assolutamente per anche per Paolo, si va sempre avanti, si va sempre avanti, si va sempre su. Ma io ringrazio, posso dire una cosa, per l'sforzo che avete comunque fatto, perché non è facile. Paolo, forse più per te, Luisa forse è più, non dico pacificata, ma ha vissuto diversamente. Per te si vede che c'è ancora un po' di difficoltà, ma evidentemente sei arrivato e anche sono questo, estremamente orgoglioso di un padre come il mio. Ma questo abbiamo capito. Estremamente orgoglioso. Se, ripeto, insomma, se si pensasse anche un po' di più alla prima parte della sua vita, sarebbe perfetto. Grazie. Noi ci avete fatto guardare veramente la vita con degli occhi più alti. Noi lassù ce ne andiamo con una musica celestiale, con qualcosa che forse difficilmente si sente negli studi televisivi, su Miriam. È una presenza incantevole subito dopo la pubblicità. Grazie a voi e grazie a Luisa e grazie a Paolo. A bel tempo si spera, c'è musica di cielo e canto degli angeli, su Miriam e su Regina. Cerco te, mio Dio.
signor Miriam Manca, su Regina Muscat, accomodatevi prego. È musica celestiale, signor Miriam e signor Regina. Ed è tutto nato per caso, signor Miriam. Sì, è vero. Questo strumento intanto ce lo racconta un attimo, perché è una cosa che difficilmente si vede. Sì, questo strumento in realtà è molto antico, perché risale a 5.000 anni avanti Cristo. È stato citato nella Bibbia tantissime volte, a partire dal Libro delle Cronache, quando si accompagnava l'Arca dell'Alleanza, venivano suonati tanti strumenti, tra cui la cetra e il salterio. Questo è il salterio. Ecco, questo è un salterio. È un salterio, che però è diverso da quello chiaramente che si usava nell'antico Israele, che era molto più piccolo, non avevano più di 5 o 10 corde. E invece questo? Invece questo ne ha 121. Quindi è stato ripristinato, in realtà è nato in Germania negli anni 1800. E questo Sir Miriam, poi in lei Francia... come è arrivata a suonare uno strumento come questo? Quando è nata questa passione in lei? Allora, siccome questo strumento è francese, è del monastero in Calcar, e le nostre consorelle sono andate proprio a fare un corso, perché quando è stato ripristinato, bellissimo, perché veniva suonato anche nelle antiche basiliche paleocristiane, cioè il canto veniva accompagnato da questo strumento che ha questo suono molto melodioso, molto delicato, e poi era stato soppresso un po' prima per il gregoriano, e quindi nessun strumento poteva più suonare nelle chiese. Poi con il Rinascimento, l'organo, gli strumenti sempre più potenti, più solenni, eccetera, per cui la cetra era scomparsa, mentre negli anni dall'80 al 90 è stato ripristinato anche in Francia, e le mie consorelle sono andate proprio per fare un corso, perché risultava molto bello, opportuno per i monasteri, creava questo un'atmosfera speciale. Sì, voi siete tra l'altro della congregazione delle Pie Discepole del Divino Maestro, voi avete l'amore per l'arte, voi sì. Dio lo portate in giro per il mondo attraverso la vostra capacità creativa, è un artistica. Annuncio, è l'annuncio, esatto, attraverso la bellezza, tutte le varie forme che servono la liturgia, quindi celebrare il Cristo. Sor Miriam, quanto tempo ci ha messo per imparare a usare uno strumento come questo? Questo strumento io ci ho messo un mese. Addirittura. No, non è uno strumento difficile, perché è impostato con due tastiere, una cromatica e un'armonica, e gli accordi sono già impostati, per cui diciamo che la cosa più difficile è accordarla, e all'inizio ci si mette un po', però io faccio i corsi anche di cetra, e dopo 3-4 giorni ogni corsista riesce ad accompagnare un salmo. Questa è una qualcosa, cosa meravigliosa. Però certo, poi dopo c'è bisogno dell'esercizio, quindi io, siccome sono autodidatta, ci ho messo un mese da sola. Da sola per capire, questo è il risultato, dopo un mese immaginiamo. Sor Miriam ha tra l'altro una storia particolare, perché oggi, lo diciamo anche con grande orgoglio, oggi esce, ed è l'anteprima assoluta, non come facciamo, come si dice nel nostro mestiere, siete sempre... No, questo lo vedete, questa è la prima e vera fatica grande di Sor Miriam Manca, che è stata scoperta casualmente, Sor Miriam. Sì. Vogliamo raccontare un po' la storia, perché chi è molto più bravo di noi a maneggiare così internet la riconosce sicuramente. Un video che le viene fatto, si dice virale, che insomma fa il giro del mondo. Ci racconta quell'episodio. Ecco, questo video era stato fatto appena un anno fa per un'occasione di un sito cattolico che promuoveva questo annuncio della parola domenicale in tempo forte di Quaresima. Avevamo registrato un salmo, il salmo 21, che è proprio della Domenica delle Palme, e un altro canto alternativo, Anima Christi, di Marco Frisina. E questo Anima Christi ha avuto veramente perché un successo. Perché Gianni Di Santo, che è il collega che tra l'altro è ideatore anche di questa promozione, in un certo senso. È proprio lui che ha filmato, che ha fatto lui tutta la redazione. Lui riprende semplicemente la cosa, la mette su Twitter, e qui si succede scatena, il fine mondo, spopoliamo web. Spopoliamo prima cosa perché portate per la prima volta all'attenzione della gente uno strumento come questo. Sì. E poi perché sentirvi cantare significa davvero assaggiare un pezzo di cielo. Lei ha anche il dono, lei, ma anche come Sor Regina, il dono di una voce veramente celestiale. Sor Miriam, quando è che si è convinta poi a pubblicare, a registrare e quindi poi pubblicare un CD? Quando è che ha capito che doveva fare questo un po' salto? Per la proposta di Gianni Di Santo, che si è innamorato subito della cetra, e quindi è stata lui, la sua proposta. E un po' perché io risiedo nell'oasi di Vilmaestro di Camaldoli,
è una casa di accoglienza, di preghiera, e tante persone passano e rimangono tutti affascinati di questo strumento. Quando finisco di suonare sono tutti lì come il miele, no? E quindi, e tanti mi chiedono: ma non hai registrato niente, ma no, cosa ci portiamo via? Cioè vorremmo portarci via un pezzetto di questa musica, di questo, sì, chiamiamolo paradiso, molti lo chiamano così. È vero. Intanto noi vediamo delle immagini meravigliose, perché siamo venuti a curiosare a casa vostra. Sono tutte immagini che ci portano proprio dentro questa oasi, che è un'oasi, sì, di spiritualità, dalla porta sempre aperta, sì, che ha bisogno di un aiuto, ma anche di un momento di silenzio, sì, lo, sì, trova, sì, sicuramente là. È aperto a tutti, a chi vuole sostare qualche giorno in silenzio, perché è una casa proprio di silenzio. Il silenzio si respira perché siamo nel parco millenario della foresta camaldolese, quindi siamo proprio isolate sui 1000 metri, però abbiamo anche dei percorsi con delle settimane che proponiamo a chi vuole, a chi volesse. E proponete vivere il silenzio, che è una delle proponiamo cose più belle che proponiamo, il silenzio, ci anche corsi di esercizi spirituali per laici, per religiosi, anche a tavola abbiamo la musica classica, quindi si mangia anche in silenzio e si crea un'armonia e una comunione che veramente non si crea con il semplice dialogo. Sor Miriam, pie discepole del Divin Maestro, abbiamo detto, regalano bellezza attraverso le mani, con delle composizioni, sì, attraverso tante cose, attraverso, sì, l'arte, sì, quindi la musica e tutto il resto connesso. Che significa annunciare Dio attraverso queste capacità? L'annuncio, io dico sempre, per quanto mi riguarda, perché la musica è sempre stata un po' parte della mia vita, diventa il pulpito in qualche modo, no? Si annuncia dall'ambone, si annuncia il Cristo risorto, perché questa è la fede del cristiano, non il Cristo morto, ma il Cristo risorto. Per cui per me cantare, suonare attraverso questo strumento è proprio annunciare la parola che passa attraverso una musica diletta, cioè che è una musica melodiosa. L'importante è proprio la parola. La musica è, come diceva San Basilio, è questa, un po' questo strumento, sì, uno strumento, un viatico. Lui usava questa immagine, siccome diceva che la parola è come la medicina che sana, che risana tanti mali psicologici, fisici, è una medicina che estirpa i peccati. E quindi questa parola mischiata con l'armonia della musica, tutti la possono percepire, la possono ascoltare in un modo forse più... Arriva veramente a... Arriva e arriva direttamente alle corde del cuore, diciamo. Voi ci avete fatto davvero assaggiare un pezzetto di paradiso. Noi questo viaggio nella bellezza continua non solo perché tra pochissimo Sor Miriam tornerà ad esibirsi, sì, ma perché vi portiamo in un luogo incantato con la nostra Antonella Bente. Veniteci anche voi, veniteci tutti. Antonella, buongiorno! Sì, Lucia, ci siamo spostati, siamo ad Amalfi, una delle prime repubbliche marinare, un posto che vive di bellezza, di natura, ma soprattutto di mare. E proprio per farvi conoscere questo mare, per farvi conoscere le persone che qui abitano, abbiamo pensato di intervistare una di loro, una persona che vive di mare e che ha deciso di cambiare completamente vita. Guardiamola insieme. When I was young. Da ragazzino ho sempre vissuto il mare, la grande passione. Poi ho avuto una parentesi della mia vita abbastanza lunga, 14 anni, di cucina, che è una delle mie passioni ancora attualmente. E nell'anno 2000 c'è stata questa mia, diciamo, virata a ritornare sul mare. Ho iniziato la mia attività con 2-3 gozzetti del genere. E adesso mi ritrovo che ho 14 barche di mio. Adesso ci troviamo proprio sulla facciata di Amalfi. Questo è il quartiere Sant'Antonio, uno dei più belli di Amalfi. Di fronte ci abbiamo il Duomo, si vede parte del campanile della cattedrale di Amalfi, cattedrale dedicata al santo apostolo Sant'Andrea. Questa facciata col tetto rosso e le finestre qua tutta gialla è il municipio del comune di Amalfi, il municipio di Amalfi. Poi andiamo sull'altro lato, sull'altra sponda,
verso la panoramica del convento di Amalfi. Poter vivere di mare e sfruttare quello che più ci dà l'opportunità, perché uno si adatta, penso, a quello che noi, dove viviamo, uno si deve adattare a dove vive, e penso che negli ultimi anni il mare stia dando tanto, non solo a me ma a tante, tante altre famiglie, tante altre persone. Prima c'era una chiesetta sotto quella grotta, e per l'appunto era la chiesa di Santa Croce, che era la chiesa dei pescatori. Le mogli aspettavano i mariti con i figli quando rientravano, giornate di tempesta, burrascose, robe varie. Questo è l'arco di Santa Croce, l'arco degli innamorati, l'arco dei due elefanti, perché con una piccola immaginazione, se guardate bene, mi sembrano due elefanti che si toccano con la proboscide. E i turisti, a queste nostre fantasie, a queste nostre spiegazioni, apprezzano tanto, perché anche con immaginazione, anche con fantasia, però effettivamente loro vedono che sappiamo dare un qualcosa, un nome alle meraviglie che ci ha donato la natura. Fixing up a car, driving it again, searching for the water, hoping for the rain, up and up, up and up. In alto vediamo la panoramica, la facciata del monastero di Santa Rosa, attualmente hotel a 5 stelle, e recentemente, dove vivevano le monache che hanno creato la sfogliatella, la classica sfogliatella Santa Rosa, quella là riccia con la crema pasticcera e canditi all'interno, è stata creata proprio dalle monache che vivevano in quel monastero. Qui finisce il territorio di Amalfi Comune, e la facciata che ci troviamo di fronte è lo spettacolo di Conca dei Marini bassa, perché Conca dei Marini c'è conca alta e conca bassa. Questa è la facciata della Conca dei Marini sulla spiaggia, bellissima, questo panorama dell'hotel Saraceno con questo castello costruito in stile torri saracene, quelle che troviamo e sono diverse lungo la costa, torre normanni e saracene. Ci tengo a precisare che per arrivare a casa mia devo tutti i giorni percorrere 300 scalini dalla strada, però arrivato a casa sto in paradiso. Dal mare siamo arrivati qui sul porto, dove tra qualche giorno si terrà proprio la regata delle Repubbliche Marinare. Noi abbiamo voluto raccontarvi la storia di Amalfi attraverso le persone che vivono di questo mare e vivono di un sogno. Ci vediamo domani mattina, ritorniamo a Sorrento per raccontarvi un'altra particolarità della costiera. Oh, verità beata.
fa quasi fatica ad applaudire, perché si vorrebbe che questo non finisse mai. Suor Regina, venga anche lei. Allora, Suor Miriam Manca, Suor Regina Muscat, un assaggio di paradiso a bel tempo si spera. Grazie. Grazie a voi tutti, perché non vi scordate mai di noi. Grazie ad Antonella Vente, grazie ai nostri infaticabili autori. Noi veniamo domani, se volete torniamo. Adesso c'è Monica Di Loreto, il mio medico. Grazie. Grazie di questa opportunità.